le ghiande sono finite. Peccato sul fare. Allora, dottor Balestieri, di nuovo qui. Sì. Allora, allestimento campo, rondinata, in anellamento. In anellamento. Noi allora abbiamo preso un campione delle oltre 80.000 rondini che passano appunto la notte qui sulla Comatese e ci apprestiamo a munirle di anellino con un codice alfanumerico che viene inserito in una banca dati europea che si chiama Euring e questo codice ci consentirà di seguire questa rondine nel suo spostamento e i suoi spostamenti attraverso le ricatture. Capito, vediamo questa operazione. Allora, io leggo l'anello. L'anello SA72001 e questo anello rende unica questa rondine e quindi identificabile con precisione in futuro. Stringiamo l'anello intorno alla zampa e poi prendiamo alcune misure biometriche e fisiologiche. Grasso 3, muscolo 2. Rileviamo l'età. È un giovane, quindi età 3, il sesso è 0, la terza è 93,5. La terza si riferisce alla terza remigante primaria, l'ala è 122, il becco è 0. Queste misure ci servono a descrivere questo individuo e quando avremo i totali su tutti gli individui inanellati ci descriverà descrivere la comunità di rondini che utilizza il lago del Matese. Qui praticamente ci sono gli assistenti che adesso c'è il peso, suppongo. Sì, 20 e 4 grammi ovviamente. 20 grammi. Ora la riponiamo in questa scatola. Questo rumore di fondo è. Sono tutti le zampette. Le zampette vicine di scale. Le rondini che si muovono. E passiamo alla prossima. Ho capito, quindi queste. E così, quante finora è la terza serata, mi sembra? La quarta serata e abbiamo superato abbondantemente le 1100 rondini. Ah, benissimo. Quindi con le oltre 200 di stasera abbiamo già superato le 1300. È la settimana di migrandata 1, quindi. Allora ci diamo l'appuntamento a domani per le altre specie di uccelli. Sì, abbiamo già aggiunto altre 3 specie al progetto e quindi siamo a quota 31 specie per migrandata. Va bene, grazie e buon proseguimento. Grazie. Bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right.